a tutti amici di extremeardware.com e ben ritrovati ad un video unboxing. Come potete osservare sulla nostra postazione, abbiamo ricevuto da parte di Razer il nuovo kit di periferiche appartenenti alla serie Stormtrooper, una collaborazione da parte di Razer insieme alla Disney per creare questo kit per i fan della saga di Star Wars. Il kit comprende tre prodotti, precisamente la Black Widow Lite, tastiera TKL di tipo meccanico con switch orange proprietari Razer, il mouse wireless connessione Bluetooth 2.4 GHz Razer Ateris ed infine il mousepad in versione estesa Razer Goliathus con superficie Speed. Abbiamo già estratto i vari prodotti dalle relative confezioni per agevolarci un po' nell'analisi dei singoli prodotti e adesso andremo a vedere cosa troveremo nelle varie confezioni. Partiamo dalla confezione della tastiera. All'interno troveremo i ringraziamenti, un manuale di istruzioni del prodotto e due classici adesivi non RGB della Razer da applicare dove vorremo. A seguire troviamo un cavo rivestito in treccia di tessuto a tema Stormtrooper di Star Wars, quindi bianco e nero, che farà completamente pandan con la tastiera. I connettori micro USB e USB non sono placcati oro, troviamo i classici tappini in gomma per proteggere i connettori eventualmente volessimo trasportare la tastiera ad eventuali LAN party o eventi gaming. Il cavo è, come possiamo osservare, removibile, quindi facilmente trasportabile il prodotto in sé. A seguire troviamo una bustina con un set di O-rings che ci permetterà di silenziare i già di per sé silenziosi Razer Switch Orange e sono un set, scusate, completo, quindi ogni tasto potrà avere il suo gommino. Troviamo anche un estrattore per rimuovere i caps dai singoli tasti. Ed infine troviamo la tastiera stessa, che è la Razer Black Widow Lite, che è già uscita da pochi mesi, è già disponibile da pochi mesi in commercio nella versione classica, quindi colorazione interamente nera. La versione diciamo Stormtrooper è una versione personalizzata da parte di Razer in collaborazione con Disney a tema Star Wars e come possiamo osservare ha un design bianco e nero. Classico design, dimensioni classiche di una TKL, quindi assenza del tastino numerico, il layout di digitazione è americano. Possiamo osservare il plate in plastica lucida nella parte superiore con uno Stormtrooper nel lato di destra al di sopra delle freccette direzionali, qualche altro piccolo dettaglio visibile nella parte inferiore della barra spaziatrice con il logo della Razer. Troviamo un piccolo e ulteriore dettaglio Lucasfilm LTD nell'angolo inferiore sinistro e anche per quanto riguarda i tasti abbiamo una leggera personalizzazione e troviamo il simbolo dei Star Wars nel tasto ESC. Abbiamo i tasti multimediali che saranno attivati con il tasto funzione in combinazione come sempre da F1 a F3 per poi passare a F5 a F7 per variare l'intensità dell'automazione, che è di colore bianco, quindi sono LED di colore bianco, non RGB, i tasti F11 e F12 e per mandare in sospensione il computer il tasto pause break. Come possiamo osservare anche il plate in plastica abbastanza rigido ha una finitura lucida e quindi sicuramente la Black Widow Lite in questa versione è abbastanza caratteristica nonché interessante. Oltre e farà sicuramente felici gli appassionati fan della saga di Star Wars. Nel retro della tastiera, classica superficie e struttura chassis in plastica con una finitura semi rugosa, classici piedini in gomma agli angoli e anche i piedini in plastica per rialzare un minimo la tastiera e agevolare la digitazione. Come dicevamo, il cavo non è integrato nel corpo della tastiera ma andrà collegato in questo connettore posto nella parte alta della tastiera stessa e possiamo osservare anche la struttura esposta dei singoli switch meccanici Razer Orange che sono della controparte dei CRMX Red.
Non rimuoviamo il tasto ESC in quanto già abbiamo applicato un O-ring per farvi sentire la differenza tra il classico tasto senza O-ring e con l'O-ring. Quindi procediamo a questo test, diciamo, audio. Come possiamo sentire, il tasto F11 privo del dell'O-ring, quindi del gommino, ha una rumorosità leggermente più accentuata rispetto al tasto ESC con il relativo O-ring. Vi vogliamo mostrare velocemente anche gli switch Razer Orange. Come possiamo osservare, sono leggermente diversi dai classici CRMX e dai classici cloni dei CRMX. Serigrafia Razer, LED posta nella parte superiore del switch, una struttura interamente di colore nero e non trasparente in quanto l'illuminazione per singolo tasto è semplicemente di colore bianco. Passando al secondo prodotto, che è il mouse Razer Ateris, come sempre troviamo i ringraziamenti, classico manuale di istruzioni, altri due stickers della Razer e in questo caso semplicemente il mouse con all'interno già preinstallate due batterie in formato AA, ovviamente incluse nel bundle. Scusate se non abbiamo menzionato questa cosa. Come possiamo osservare, il design è a richiamare perfettamente il tema Star Wars e quindi le truppe Stormtrooper. Colorazione bianco-nera con una finitura lucida per quanto riguarda la scocca superiore del mouse. Ai lati troviamo questo inserto con una superficie gommata, come era presente anche sul Razer Lancet oppure sugli ultimi mouse della Razer. Il lato di sinistra presenta due tasti laterali con un buon feedback e un rumore davvero davvero contenuto. Troviamo nella parte diciamo centrale un tastino per lo switch dei DPI che potremmo portare fino a 7200 e un sensore ottico PixArt PMW3339. Troviamo classica rotellina di tipo cliccabile con un rivestimento gommato, colorazione sempre bianca. È un mouse, come possiamo vedere, simmetrico, ovviamente non ambidestro in quanto mancano nella parte di destra altri tasti laterali. Posizioniamolo velocemente frontalmente per osservare meglio il design. Invece capovolgendolo possiamo osservare i tre mousefit di cui due nella parte superiore e uno più grande nella parte inferiore, il sensore in posizione centrale che come abbiamo detto è un PixArt PMW3339 da 7200 dpi massimi e un tasto fisico che ci permetterà di switchare la modalità con cui il Razer Ateris si connette al nostro computer. Portandolo verso l'alto instaureremo una connessione Bluetooth mentre nella parte inferiore una connessione wireless 2.4 GHz. Abbiamo la possibilità di sfruttare con due batterie incluse di tipo A 300, fino a 350 ore di utilizzo. Sicuramente scenderanno in gioco, ovviamente vi diremo meglio nella recensione scritta sul nostro sito. Per la sostituzione e l'installazione delle batterie ci basterà alzare la cover superiore e accedere al vano dove porre le due batterie. Abbiamo già estratto il ricevitore che è posizionato quando estrarrete il mouse in questa posizione e adesso vi mostriamo il ricevitore classico USB di dimensioni assolutamente compatte. Quindi questo è quello che troverete all'interno della confezione del mouse Razer Ateris. Infine abbiamo il mousepad, come dicevamo prima, Razer Goliathus in versione estesa, con superficie Speed e anche questo presenta si presenta con il tema Star Wars Stormtrooper. Ha una grafica sicuramente molto aggressiva e molto particolare e i fan della serie Star Wars ne saranno sicuramente entusiasti. Prima di lasciarvi, poniamo sul mousepad i
prodotti facente parte del kit Stormtrooper, e possiamo già vedere in questo istante come sarà il design e diciamo, l'impatto visivo che ci sarà sulla nostra tastiera, sulla nostra postazione da gaming. Con questo è tutto, rimandiamo dunque alla recensione scritta di questi tre prodotti sul nostro sito www.eximardware.com, dove troverete come sempre immagini dettagliate, considerazioni, impressioni, test e tutto quello che riguarda questi prodotti. Come questo è davvero tutto, dunque un saluto a tutto lo staff.